dell'isola della Cotronica Curi, chiedo scusa. No, prego. Non so perché mi è venuto isola. Buonasera, mister. Buonasera. 1-0, una sconfitta di misura, è un turno, possiamo dire, interlocutorio dove ha guadagnato sicuramente il Gallico Catona, però Isola Capo Rizzuto, Boca Melito e Cotronei Caccuri rimangono lì tutte ferme. C'è il rammarico quantomeno di essere riusciti a muovere la classifica. Certo, c'è il rammarico anche in virtù della partita che hanno giocato i ragazzi, quindi il rammarico è per la prestazione che ha fatto la squadra. La sconfitta è amara, però la squadra è in crescita, e anche se sta diventando un cliché, noi abbiamo da 2-3 partite, non meritiamo la sconfitta, però alla fine è diventato un vizio, quindi è diventato un difetto. Però io, ragazzi, non posso rimproverare niente, è un peccato perdere questi punti, è chiaro, però andiamo avanti con fiducia. Mister, poco fa Pippo Cogliani in qualche modo, la faccio passare come una battuta, ha liquidato la Bualinese, che dovrà, Pippo Cogliani, presidente del Boca Melito, dovrà affrontarla alla fine, in chiusura di stagione, mentre il Cotronei Caccuri alla terzultima avrà questo scontro diretto proprio in casa con la Bualinese. Ecco, come pensa se andrà il campionato per la parte bassa e completa anche quello che potrà essere il cammino della Bolinese? Lo vede comunque un ostacolo verso la salvezza? Ebbene, è normale, io credo che ancora la Bolinese sia in corsa per poter tranquillamente cercare di salvarsi, di fare o i play-out. Ancora ci sono un sacco di partite da giocare, un sacco di punti. È una squadra che ancora non ha mollato, ho già pareggiato con lo stilo Monasterace. Io mi auguro però che abbia ragione il presidente Cogliandro. No, sono tutte partite difficili fino alla fine. Secondo me è difficile che qualche squadra riesca a uscirne fuori, a meno che non fa un filotto di vittorie importanti. Però, ripeto, io guardo in casa nostra e mi dispiace per la società, che addirittura abbiamo dormito a Scalea ieri sera, siamo andati già dal sabato per preparare al meglio questa partita, che sapevamo contro una buona squadra, che in effetti poi lo si è dimostrato anche in campo. Però noi abbiamo giocato, non meritavamo, ripeto, assolutamente, però il risultato è stato quello. C'è da giocarsela fino alla fine, e chi è più sereno, chi è più tranquillo, chi ha più forza, se riesce a tirarsi fuori, altrimenti vediamo come va a finire. Certo, a parte gli scontri diretti, bisogna cercare di muovere la classifica anche fuori da queste gare. Sì, certo. No, infatti noi non partiamo assolutamente battuti con nessuno, né lasciamo le nostre speranze di riuscire a uscire fuori da questi play-out soltanto con gli scontri diretti. Noi abbiamo 9 partite e la squadra ha il dovere, come sta facendo, di cercare di vincerle con tutte, qualunque sia l'avversario. Sì. Non possiamo fare né conti né conticini né affidarci agli scontri diretti. Però la squadra, vi ripeto, è in crescita. La squadra, a me dispiace per i ragazzi soprattutto, perché hanno dato l'anima giocando molto bene a calcio. Però io, per me, quella è la strada nostra. Poi vediamo, le ripeto, speriamo che il campo possa anche premiare noi e i miei giocatori. Mercoledì la Paolana. Lo so. La Paolana è normale, a parte il legame che ho con loro, perché sono stati 2 anni splendidi a Paola, sia il primo anno che poi l'ultimo anno famoso quando ci siamo salvati, che tutti hanno definito una salvezza miracolosa. Però noi non guardiamo in faccia a nessuno, noi dobbiamo giocarcela la partita con una grande voglia di fare il risultato e provare a vincerla, è normale. Va bene, grazie mister. Alla prossima. Grazie a voi, grazie. Buona serata.